Ok, adesso andiamo a fare il fiore. Io già ne ho fatti tre qui, anche perché poi per farvi vedere come si uniscono i fiori. Ecco, così. Adesso la lana qui è un pochino, si è arricciata un po', però poi quando si finisce il lavoro col ferro da stiro si fa con il vapore, ecco, non si appoggia il ferro, si avvicina e si spruzza il vapore. Allora, comunque, adesso iniziamo a fare il fiore. Quindi facciamo un anello magico e all'interno dell'anello facciamo 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiro il filo corto e vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. Ok, prendo il filo lungo, chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta più 3 catenelle che sono di separazione. Quindi adesso andiamo a fare una maglia alta in ogni maglia bassa. Quindi una maglia alta e 3 catenelle di separazione. Maglia successiva, maglia alta, 3 catenelle di separazione. Nella maglia successiva una maglia alta e 3 catenelle di separazione. 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo le 3 catenelle e andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1, 2 e 3. Adesso entriamo nell'archetto delle 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle. Facciamo le 2 catenelle e sempre nello stesso archetto andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle e una maglia bassa, sempre all'interno dello stesso archetto. Quindi andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle e una maglia bassa. Quindi dobbiamo fare così per tutto il giro. Una maglia bassa, 2 catenelle, 5 maglie alte, 2 catenelle e una maglia bassa. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, quindi io non ho chiuso, sono rimasta così aperta, non ho chiuso nell'ultima, diciamo qui. Di solito noi quando finiamo il giro andiamo a chiudere nella prima maglia, nella prima catenella. Invece adesso noi dobbiamo lavorare queste maglie, le maglie alte. Però non le lavoriamo dal dritto, ma le lavoriamo dal rovescio, da qui. Quindi adesso giro leggermente il lavoro verso di me e dove noi abbiamo finito il giro c'è la maglia alta. Quindi noi andiamo qui sul rovescio, entriamo così e facciamo una maglia bassa. Allora, tolgo questo, faccio una maglia bassa. Ok, adesso faccio 5 catenelle,
tre, quattro e cinque. Vado nella maglia successiva, qui è questa, quindi entro da qui dal rovescio, sempre dal rovescio, e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Entro nella maglia successiva e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella maglia successiva e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella maglia successiva. Quindi dobbiamo fare 6 archetti da 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella maglia, che è l'ultima maglia. 1, 2, 3, 4, 5. E adesso andiamo a chiudere nella prima maglia bassa delle 5 catenelle. Qui andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Adesso lavoriamo all'interno di queste 5 catenelle e facciamo una maglia bassa. E quindi adesso dobbiamo fare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso avvolgiamo il filo sull'uncinetto 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Entriamo nell'archetto delle 5 catenelle e iniziamo a lavorare. Quindi adesso dobbiamo lavorare queste maglie uscendo sempre da 2. Quindi faccio 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 1, 2, 3, 4. E 5. Quindi 5 volte filo sull'uncinetto, rientro e lavoro 2 2 2 2 2 e 2. Quindi di queste maglie noi ne dobbiamo fare 6. 1 2 3 4 5. Rientro e faccio 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 e 5. Rientro e faccio 2 2 2 2 2 e 2. Quindi abbiamo all'interno delle 5 catenelle sono 5 maglie. Ancora 1 2 3 4 5. Quindi questa è l'ultima. 2 2 2 2 e 2. Adesso per chiudere il petalo facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi entriamo di nuovo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. E il primo petalo lo abbiamo fatto. Adesso andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. E ricominciamo con le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 volte filo sull'uncinetto. E rifacciamo lo stesso lavoro. Quindi 2, 2, 2, 2 e 2. 2, 3, 4 e 5. Rientro. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 1, 2, 3, 4 e 5. E rientro. Lavoro sempre uscendo da 2, 2 maglie. E 5. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Quindi abbiamo 5 maglie. Dobbiamo fare 4 e 5. La sesta. Adesso però non faccio le 7 catenelle perché vi faccio vedere come
dobbiamo unire i fiori. Quindi, quando noi andiamo a fare le 6 maglie, prima delle 7 catenelle, per chiudere il petalo, andiamo a unire i nostri fiori. Quindi, questi sono così dal dritto. Prendo, allora, il fiore e lo giro così dal rovescio. Quindi il fiore non si aggancia qui, ma si aggancia qui alla fine del petalo. Quindi entro qui dove ci sono le 7 catenelle. Quindi entro e faccio una maglia bassissima, così. Adesso faccio le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vado a chiudere dove ho fatto le 6 maglie, quindi devo chiudere con la settima e faccio una maglia bassa. Ecco. Adesso vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi adesso mi devo agganciare nell'altro petalo, perché noi ci agganciamo con due petali, uno di qua e uno di qua. Quindi abbiamo fatto le 7 catenelle. Adesso andiamo nel petalo successivo, entriamo qui dove ci sono le 7 catenelle, entriamo qui e facciamo una maglia bassissima. Così. 1, 2, 3, 4, 5 volte il filo sull'uncinetto. Quindi entriamo nell'arco delle 5 catenelle e lavoriamo le nostre maglie. 1, 2, 3, 4 e 5. Venuta male. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi. Ok, adesso ci siamo. 3, 4 e 5. Visto, qui abbiamo unito qua 1, 2, 3, 4 e 5. Uno, due, tre, quattro e cinque. Andiamo a fare la sesta. Due, tre. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E quindi vado e mi aggancio con una maglia bassa. Faccio vedere. Comunque il fiore è semplicissimo da fare, molto facile. È anche come unire i petali. Quindi, quando dobbiamo unire il petalo, questo di destra, dobbiamo fare dove ci sono le 7 catenelle, diciamo verso la fine, e il petalo della sinistra qui, sempre dove ci sono le 7 catenelle. Quindi dobbiamo unire così. E adesso andiamo a finire il fiore. Quindi andiamo nel petalo successivo, facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 volte filo sull'uncinetto e andiamo a fare le nostre maglie. Così. Sempre uscendo da due. Quindi dobbiamo lavorare le maglie 2 a 2. Così, che questo non l'ho fatto di 5 giri, 1, 2, 3, 4 e 5, ok.
era più corta. Adesso sì, 2, 3, 4 e 5. Due, tre, quattro, cinque. E adesso per chiudere le 7 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Rientro nello stesso foro, nello stesso archetto delle 5 catenelle dove ho fatto le altre maglie e chiudo con una maglia bassa. Quindi poi vado nell'archetto successivo, faccio una maglia bassa, 7 catenelle e le maglie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Rientro nel foro e vado a fare le mie maglie. Che questo filo si apre. 2, 3, 4, 5 e continuo. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sempre da 2 uscire. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, ho 5 maglie, questa è la sesta. Adesso perché? 2, 3, 4 e 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vado a chiudere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, 2, 3, 4, 5. Quindi siamo arrivati a fare l'ultimo petalo. Due, 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 due e due, uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque, due, 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 due e due, uno, due, tre e cinque, due, 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 due e due. Facciamo l'ultimo. Le 7 catenelle per chiudere, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chiudiamo con una maglia bassa e poi ci agganciamo qui con una maglia bassissima. Una catenella, tiro il filo e taglio. E questo è il fiore che noi abbiamo fatto e unito. Quindi poi quando dobbiamo unire così. Sì. Girano dal dritto così, aspetta che allontano così. Allora, io prima di unire i fiori allo scialle, questi qua io prima li ho sistemati col ferro a vapore, nel senso che non li ho stirati. Però ho avvicinato proprio il ferro a vapore e ho spruzzato il vapore, ecco, e con le mani le ho sistemate così, con le mani. Quindi queste sono un po', sono arricciate.
Comunque, questo va così. Quindi adesso faccio un altro fiore e poi vi faccio vedere come si unisce come si uniscono i fiori allo scialle. Ok, ciao, a dopo. Eccomi qua. Ok, adesso iniziamo ad unire i fiori allo scialle. Allora, prendo il mio uncinetto e il filo. Allora, per prima cosa io mi sistemo qui i fiori e cerco di sistemarli così, dove c'è l'apertura. Ecco, qui abbiamo unito i fiori, quando abbiamo fatto i fiori li abbiamo uniti. Quindi io farò così, cercherò di prendere il centro, ecco, dei fiori. Giustamente voi quando fate i fiori li fate per quanto è la lunghezza dello scialle. A me, per esempio, io per fare solo un campione, per farvelo vedere, manca qui un fiore, non posso aggiungere un fiore perché non l'ho fatto. Io ho fatto questi qua solo per dimostrazione. Ok, allora prendo il filo ed entro nel primo petalo. Vediamo se riesco a farvi vedere. Allora, prendo ed entro nel primo petalo qui, nella prima maglia, e faccio 4 catenelle, 2, 3 e 4. Quindi entro nel primo archetto, così, e faccio una maglia bassissima. Adesso 4 catenelle, 2, 3 e 4. Vado alla fine del petalo, quindi entro qui, cerco di avvicinare. Ok, vediamo se riesco a mettere. No, qui ho spostato troppo. Allora, entro alla fine del petalo e faccio una maglia bassissima. Ancora 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Adesso inserisco l'uncinetto nel secondo archetto qui e quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Adesso passo nell'altro petalo qui, nel primo punto. Queste sono le 7 catenelle quando abbiamo iniziato il petalo. Quindi entro qui in mezzo al primo e al secondo punto. Faccio una maglia bassissima, 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle e vado nell'archetto successivo. Quindi e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4. Adesso noi qui è già unito, quindi adesso passiamo qui alla fine del petalo. Quando finiscono i petali, cioè qui dove sono uniti, noi non andiamo, andiamo solo qui all'inizio e alla fine del secondo petalo. Quindi adesso abbiamo fatto le 4 catenelle e passo nel petalo successivo e quindi faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Sistema il filo. Vediamo se riesco. Quindi qui abbiamo già fatto la nostra maglia, la maglia bassissima. Adesso passiamo nel prossimo e andiamo qua e facciamo una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Passo nel petalo successivo e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Quindi dobbiamo lavorare tutti gli spazi che troviamo, tutti. Non dobbiamo saltare neanche un archetto.
1, 2, 3, 4. Passo alla fine del petalo, quindi abbiamo fatto nel primo, adesso andiamo alla fine del petalo e facciamo una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 e andiamo nell'archetto successivo. 1, 2, 3 e 4. Passo qui nel petalo successivo solo all'inizio, questo lo saltiamo. 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Passo nel secondo petalo, quindi questo lo saltiamo e andiamo nel secondo e facciamo una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Andiamo nell'archetto. 1, 2, 3, 4. Andiamo nel petalo successivo. Maglia bassissima. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3 e 4. Maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Andiamo nell'archetto alla fine del petalo. Ecco, quindi abbiamo lavorato all'inizio, adesso la fine del petalo. Qui l'ultima maglia. 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo lavorato qui, adesso dobbiamo lavorare nello spazio qui, nello spazio seguente. Quindi facciamo una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo lavorato qui, adesso andiamo nel petalo qua. Maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Quindi adesso andiamo nell'arco che forma la punta. Quindi entriamo, facciamo la nostra maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 e andiamo nel petalo successivo. Andiamo qui, quindi qui lo saltiamo e andiamo qua. Facciamo 1, 2, 3 e 4 e rientriamo nello stesso archetto, quindi la parte della punta, l'archetto qui iniziale che forma il triangolo, entriamo due volte, quindi rientro. Faccio la mia maglia bassissima, 1, 2, 3 e 4 e vado nel petalo successivo. 1, 2, 3 e 4. Adesso andiamo qui. Qui l'abbiamo lavorato, quindi qui abbiamo fatto la nostra maglia bassissima. Adesso entriamo qua. Quindi questo lo saltiamo e andiamo in questo alla fine di questo petalo. 1, 2, 3 e 4. Quindi adesso qui stiamo lavorando come abbiamo lavorato da questa parte. Quindi dobbiamo lavorare in ogni archetto fino ad arrivare alla fine dei fiori, al bordo. 2, 3 e 4. Uno, due, tre e quattro, fine del petalo. 1, 2, 3, 4, maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4. Adesso io non arrivo alla fine perché
come ho già detto prima, mi mancano dei fiori, quindi per farvi vedere che ho, come unire i fiori. Ecco, questa è la punta. Quindi poi con il vapore si sistema col ferro da stiro e con il vapore poi si sistema questo e viene tutto così. Ok, io ho finito. Spero che questo video vi sia piaciuto e che presto magari potete realizzare questo scialle. A me è piaciuto tantissimo. Quindi, diciamo, io l'ho fatto con questo filato che è molto grosso, però lavorato con un filato più sottile, viene veramente uno spettacolo. Quindi spero, ripeto, spero che il mio video vi sia piaciuto e che e niente, ci diamo appuntamento al prossimo tutorial. Ciao, un bacione a tutti. Ciao ciao.